Vi dico la verità, tanti anni fa, quando in uno dei tanti colloqui che io facevo con il presidente Andreotti, con il quale avevo però un rapporto umano oltre che professionale, tanti anni fa capitava che tra un pentito e un altro si parlasse anche della sua vita politica. Voi sapete che Andreotti è considerato un freddo, distaccato, impenetrabile. E io ogni tanto dicevo, Presidente, ma mi racconti come sono queste campagne elettorali? Un po' lei così freddo, in qualche modo le avverte, le sente come qualcosa di importante, di emozionante, oppure lei che sembra così distaccato e resta indifferente? E lui mi ha dato una risposta che forse vi farà piacere e che ho ben precisa in mente. Lui ha detto, dipende da dove vai. E gli ho detto, cosa vuol dire dipende da dove vai? Ha detto, ci sono posti in cui vai e vedi di fronte sguardi vuoti. Ci sono posti in cui vai e senti che quando ti stringono la mano ti trasmettono affetto. Io ho detto, Presidente, è la prima volta che ho sentito dare la parola affetto. Qual è uno di questi posti? E lui mi ha detto, Cassino. È la prima volta che io sto uscendo da Roma e la prima destinazione è stata quella che mi ha indicato anni fa il presidente Andreotti. Secondo me voi dovete giudicarmi prima di votarmi, dovete dire ma questa alla fine perché la dovrei votare presidente? C'ha una forte motivazione o no? Perché magari sta facendo sul giretto, ma tutto sommato che gliene frega. Questo è un avvocato, dovrà fare l'avvocato. Quindi. Allora io vi spiego qual è la mia motivazione, poi voi valuterete se vale o meno. Ho sentito prima il carro armato, sapete che il carro armato, il vostro carro armato di Cassino, lei sapete cosa fa? Prende il carro armato, arriva in Parlamento e tutte le cose di Cassino le sappiamo tutte, quindi veramente è veramente in gamba. Ho sentito il carro armato che diceva, io sono stanca di vedere che ci sono tante mamme che hanno figli laureati che non sanno dove andare. Forse temo che sia l'ansia. Allora io ti vorrei dire, caro carro armato, che c'è un po' di peggio che sta succedendo in questi anni. Nonostante la mia età non giovanissima, ma che non vi svelerò, ma se volete fate internet e ve la vedete. Io ho un figlio piccolo di 2 anni e avendo un figlio di 2 anni, io cosa sto facendo? Devo ovviamente pensare alla scuola, cioè dove lui per ora va all'asilo quando aveva 7 mesi. Oggi ho fatto aprire l'asilo per venire qui perché non c'è l'alternativa. Questo bambino però lo devo iscrivere a scuola. Sapete cosa mi consigliano di fare? Mi dicono, guarda, che tu non devi scrivere come si faceva anni fa tuo figlio alla scuola italiana e fargli studiare altre lingue. Tu lo devi scrivere, pensate, in scuole inglesi o tedesche, facendo diventare tuo figlio come soggetto che ha come prima lingua l'inglese o il tedesco. Poi ti devi prendere una professoressa a casa che gli insegna l'italiano, così è pronto per andare via. Stiamo attenti, eh?